Ci fa immenso piacere rilevare che finalmente qualcuno prende posizione sugli assenteisti patologici, purtroppo appartenenti alla privilegiata categoria dei politici. Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, proprio nella giornata di festa dei lavoratori, almeno quelli che un lavoro ce l'hanno, ha finalmente posto un limite alla nonchalance di molti politici siciliani, che dopo essere stati eletti si trasformano in piccoli divi che, grazie ad un sostentamento economico molto elevato, decidono in totale autonomia che tempo dedicare al faticoso impegno. Fuori dall'ironia possiamo rimarcare un aspetto fondamentale, a mo di richiamo per tutti. La Sicilia ha bisogno di gente che si adoperi per il bene comune quotidianamente, con dedizione, non a tempo perso, rispettando così le istituzioni che rappresentano. Questa terra maltrattata da incompetenti seriali e fanalino di coda nel panorama di possibili sviluppi per farla agganciare al resto d'Italia, non si può permettere le pantomime che si registrano spesso nelle cosiddette stanze dei bottoni. Ben venga quindi la presa di coscienza del Presidente che richiama i parlamentari al proprio dovere, adottando anche sanzioni con decurtazione di emolumenti ai principini. Come si dice spesso, quando si tocca il portafoglio qualcosa cambia, e allora possiamo concludere dicendo: speriamo bene.